Grazie Paola e naturalmente al professor Enrico Acciai. Adesso noi ci trasferiamo a Rochester dove incontriamo Daniela Curro, responsabile del settore conservazione e restauro della Eastman Kodak, che è uno dei più grandi, se non il più grande archivio d'America, custodisce un enorme, un vero e proprio impero, un numero enorme di pellicole cinematografiche di ogni tempo, sicuramente un luogo che sarebbe piaciuto a Pietro Germi, di cui parleremo proprio tra poco. Il servizio è di Stefano Salimbeni e poi c'è Benedetta con il suo prossimo ospite. Qui siamo a Rochester, siamo nella parte nord-ovest dello stato di New York. Questa è la città dove George Eastman ha fondato la Kodak e dove la Kodak ha continuato ad espandersi diventando il primo produttore mondiale di film. Tre quarti della popolazione di Rochester hanno lavorato in qualche modo con la pellicola alla Kodak o per la Kodak e questo ha creato grande ricchezza in questa città. Il museo si trova nella casa storica di George Eastman. Il nostro archivio è uno dei maggiori archivi del Nord America. Teste di rinoceronte. Abbiamo di tutto, film, documentari, fiction, non fiction, film commerciali di Hollywood, abbiamo film d'artista, abbiamo persino home movies, quindi film di famiglia, poi abbiamo film muti che è una parte molto importante della collezione. Mi occupo di coordinare tutti i nostri progetti di restauro, conservazione del film e anche di digitalizzazione dei nostri film. Lavoriamo su diversi progetti allo stesso tempo, alcuni li facciamo totalmente in fotochimico ancora e altri li facciamo anche in digitale. La Kodak continua ad esistere nel mondo del film, a produrre pellicola, ci sono molti registi di Hollywood che hanno portato avanti delle iniziative per supportare la produzione di pellicola perché amano girare su pellicola. Senta, perché è speciale la pellicola rispetto al digitale? Beh, la pellicola è un oggetto fisico che puoi manipolare, puoi utilizzare come il tuo canvas, come la tua tela per un'opera d'arte. Molti artisti l'hanno utilizzata addirittura graffiandola o colorandola, quindi utilizzandola proprio come un oggetto fisico. E voi ve ne prendete cura come se fosse una cosa viva? È una cosa viva in realtà, perché ad esempio sulla pellicola, sulla base di plastica, è applicata la gelatina dove ci sono i famosi sali d'argento e la gelatina ovviamente è di origine animale. Perché siete tanto attenti con la temperatura, con la pulizia, con i prodotti, con gli stracci, con i guanti? Beh, la pellicola ovviamente subisce i segni del tempo e i segni della manipolazione che l'uomo ne fa. Quindi se non viene manipolata bene può essere graffiata o può avere l'olio del proiettore che la macchia e poi in generale nel corso degli anni se non è tenuta nelle condizioni ideali di temperatura e umidità si può decomporre, può cominciare a restringersi, può cominciare ad andare incontro a tutti quei procedimenti chimici che la degradano. Senta, lei come ci è arrivata? Ho studiato qui. Poi sono ritornata in Europa, in Olanda e poi sono ritornata ancora qui. Ma sostanzialmente il primo motivo per cui sono venuta qui anni fa è per studiare, per la scuola di restauro e preservazione che c'è qui al museo, che è una delle scuole più importanti al mondo. C'è un team di persone che sono estremamente motivate, hanno una grandissima passione e questo è un po' quello che mi ha attirato anche qui, la passione che si respira in questo posto. Scivoliamo direttamente nello spazio.